Bene, buonasera, buonasera signori e vi ringrazio della vostra, diciamo, del fatto che mi concedete ascolto e visione in questo caso. Che faremo stasera? Beh, dal frontespizio l'avete visto, parleremo di percezione. Voglio subito anticiparvi che questo estratto, perché si tratta di un estratto come prima parte, e diciamo, viene estratto da un lavoro che io ho sviluppato diversi anni fa. Che diciamo, ci sono stati momenti comunicativi diversi in territorio campano, diciamo così, per i quali diciamo, i risultati di questo diciamo, contenuto sono relativi a una conferenza Percezione sensoriale in realtà immaginata. Questo è il titolo di questa famosa conferenza, di cui la prima volta, mi pare che la feci un 6 maggio del 2015 a diciamo nella biblioteca di Morcone, dove c'è il museo Achille Sannia. Poi la seconda volta fu sviluppata il 17 dicembre del 2015 presso la Sala degli Specchi al Palazzo Reale di Caserta, e quella fu la relazione anche più interessante, dove riuscì meglio, diciamo, da come io mi ricordo, sia per il numero delle persone presenti che per, diciamo, come si sviluppò bene la tematica. Poi fu ripetuta, diciamo in maniera discreta, anche qualche anno fa presso l'Accademia Olimpia, la nuova Accademia Olimpia di Caserta, e quindi presso l'Istituto Manzoni. Questo che vedrete è semplicemente un estratto. Anzi, il mio proposito è quello di raggiungere alla fine poi di questo piccolo documento, almeno per quanto riguarda l'aspetto della percezione dei nostri sensi visivi. Cosa si vuole raggiungere con questa, diciamo, relazione? Si vuole cercare di mostrare come noi siamo condannati e siamo in qualche modo, diciamo, influenzati da quelli che sono i nostri schemi e anche i nostri, limiti percettivi. Quindi non siamo delle persone che possono arrogarsi l'onere di effettuare un giudizio sempre. Il problema è che noi per giudicare un fatto, una cosa o la realtà, anche quello che vediamo, dovremmo avere tutte le informazioni necessarie per poter capire. Cerchiamo di fare subito, entrare subito nell'argomento con un esempio lampante. Ecco, questa immagine che voi state osservando, presa dalla rete, è un'immagine che non va commentata, si capisce da sé. Cioè, c'è chi vuole vedere il quadrato e dice questo è un quadrato, c'è chi vuole vedere un cerchio. Ecco, uno potrebbe dire che potrebbe esserci una terza persona che ha la capacità di percepire che in realtà sono due ombre dello stesso oggetto, che è un cilindro, e quindi sono entrambe le visioni corrette, anche se poi quella più corretta è quella di stare, come dire, di capirne la dimensione tridimensionale, quindi di individuare effettivamente le reali fattezze del problema e della realtà. Ma questa è un'immagine da esempio che mostra semplicemente che noi molte volte ci troviamo a dibattere su delle situazioni perché vediamo soltanto, percepiamo soltanto da una certa direzione il nostro problema. Ecco, questa è ancora un'altra semplice immagine, probabilmente che avete visto tante volte nella rete, di cui due persone discutono animatamente su una cifra, un numero che sta disegnato o collocato sul pavimento. Questo numero può essere 6, può essere 9, ma dipende dalla posizione in cui uno si mette a vederlo. E quindi molte volte nascono delle discussioni inutili. Non avete idea io quante ne vedo di queste discussioni inutili. Certe volte, addirittura anche nei social, vedo persone che si battono su un punto. Però io mi accorgo come entrambe queste persone non si accorgono che stanno dicendo al limite la stessa cosa, e però si combattono costantemente perché non hanno la capacità di percepire la visione dell'altro. Quindi questo è il discorso. Ecco, cioè, in effetti è come se noi guardassimo da una boccia di vetro, quindi e crediamo che il nostro universo, diciamo, è limitato soltanto a quello che stiamo vivendo, mentre in realtà dovremmo porci nelle condizioni, così come dovrebbe porsene il pesciolino, e dire: ma c'è per caso un oceano sconfinato e uno spazio sconfinato che io non conosco? Ecco, questo mi fa venire in mente il caso del famoso del mito della caverna di Platone, che vi suggerisco di andare ad approfondire.
questo mito straordinario mostra che circa 2500 anni fa già gli antichi greci avevano, diciamo, capito questa limitazione dei sensi umani e della capacità di giudizio delle persone. Nel mito di Platone si narra di questi schiavi incatenati in una caverna all'interno della quale loro potevano soltanto, stavano dietro a un muro alto, potevano solo percepire le immagini proiettate sulla parete e di conseguenza, poiché non erano mai usciti ed erano nati lì in quella caverna, loro non avevano assolutamente nessuna, diciamo, cognizione della reale realtà all'esterno, perché loro erano abituati a vedere soltanto immagini. Quindi noi potremo chiederci, anche in qualsiasi momento noi facciamo un tipo di discorso o elaboriamo un tipo di giudizio o addirittura stiamo proprio facendo un'analisi, ecco, socio-spirituale sulla nostra vita, se noi non ci trovassimo in una situazione analoga, cioè per caso siamo degli schiavi come quelli incatenati nella ipotetica caverna di Platone e che quindi hanno già di per sé, come dire, rinunciato a certi canali informativi. Quindi come facciamo a capire o a decidere se questo può essere così o può essere in maniera diversa? E questo è il problema. Un'altra considerazione che mi farebbe piacere farvi fare è queste famose immagini stereoscopiche. Ecco, non so quanti di voi che mi state vedendo e quindi state guardando questa immagine, che faccio soffermare per diversi minuti sullo schermo proprio mentre io parlo, proprio per dare a qualcuno di voi la capacità di tentare la visione. Ecco, non so se lo sapete, ma c'è una grande quantità di persone che vede in queste immagini delle strutture tridimensionali. E io per esempio le vedo, non le ho viste subito quando io cominciai a studiare il problema, ma che mi pare, se non sbaglio, era nel 1998 che mi hanno cominciato a mostrare queste immagini. Io non è che le ho viste subito, ma alcuni mesi dopo, facendo degli sforzi, ho cominciato a vedere le strutture tridimensionali interne. Allora, ci sono persone però che non le riescono a vedere, ma non perché hanno dei problemi, ma perché non si pongono nelle giuste condizioni, che tramite un certo addestramento è possibile, non si pongono nelle giuste condizioni di poterle vedere. Perché utilizzo questa immagine adesso? Perché questa immagine è un esempio che mostra chiaramente un caso in cui noi dobbiamo capire che ci sono cose che non possiamo vedere. Se altri continuano a rimanere d'accordo sulle visioni che loro tridimensionali che hanno su questa immagine e alcuni di noi non riescono a percepirle, significa che ognuno di noi ha una sua intrinseca capacità di diagnosi esterna, di raccogliere le informazioni in un certo modo. Ecco perché ognuno di noi va rispettato nella sua capacità e nella sua del suo giudizio frammentario, e noi dobbiamo cercare di aiutare le persone poi a capire e a comprendere meglio, anche se questo poi è un argomento della prossima puntata, come aiutare le persone a cercare di capire. Altro esempio famoso è il famoso fenomeno della scacchiera. Questo mostra un aspetto del nostro senso visivo, cioè il fatto che noi non guardiamo con gli occhi, ma guardiamo con il cervello. Molti già conoscono questo test, che tra l'altro è un test che non è corretto farlo così, ma bisognerebbe farlo su una lavagna lucida tradizionale, in modo che le persone si rendano conto che non c'è nessun tipo di inganno, ma è la realtà. Tant'è vero che in una conferenza dei miei amici vennero a portarmi, proprio costruirono lì, lo prepararono prima, portarono qualcosa perché erano già venuti, avevano già visionato questa relazione che avevo fatto mi mostrarono con dei disegni fatti con la matita che funzionava perfettamente. Questa è una scacchiera e se voi vedete ci stanno due riquadri indicati dalle lettere A e B, e se io vi dico qual è il colore più scuro, A è certamente il riquadro più scuro, mentre B sembrerebbe il riquadro più chiaro. Ma se io copro questa tastiera, e vi ripeto, non faccio nessun illusionismo, ma io ho coperto questa immagine con Adobe Photoshop, anzi no, mi pare l'ho fatto con Paint, con delle figure, quindi ho coperto in questo momento l'immagine, ecco, se io faccio sparire tutti gli altri oggetti, mi accorgo che in realtà i due riquadri sono dello stesso colore scuro, ma
qui sembravano invece diversi. Questo perché? Perché il nostro cervello ci sta già lui dicendo a noi: quello deve essere per forza bianco, B. Quindi lo devi vedere sicuramente più chiaro di A. Questo messaggio che il cervello fornisce modifica la nostra percezione, quindi noi siamo portati a pensare che B sia, il riquadro B sia più chiaro del riquadro A, mentre in realtà i due riquadri hanno la stessa e identica tonalità. Altro interessante esperimento, se non sbaglio mi sembra che questo si identifichi come le percezioni di Bering, se lo pronuncio bene, questo è un psicologo. Questo disegno raffigura due figure, una donna giovane e una donna anziana. Quando è interessante mostrare questa figura nelle conferenze, nelle relazioni, quando ci sono tante persone, perché è interessante notare come una parte della sala vede solo la giovane, una parte vede solo l'anziana e poi ci sono fra questi gruppi, fra questi insiemi di persone, ci sono quelli che vedono sia la giovane e sia l'anziana. E ovviamente c'è poi chi invece vede soltanto la giovane e soltanto l'anziana, e questo ovviamente porta dei problemi. Ma adesso qui, facendo una relazione a computer, non ci conviene entrare nei dettagli, ma se voi fermate, ecco, la proiezione di questo documento e vi soffermate a guardare bene questa immagine, troverete le due visioni contemporaneamente. Anzi, quando raggiungerete questa capacità, significa che avete